Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo il pane in cassetta, un pane ideale per essere farcito. Qui abbiamo 150 g di lievito madre rinfrescato e raddoppiato. Per chi non ha il lievito madre può preparare un lievitino con 100 g di farina, 50 g d'acqua e 6-7 g di lievito di birra in cubetto. Non appena il lievitino raddoppia, può procedere come da ricetta. Mettiamo il lievito in planetaria ed aggiungiamo 300 ml di latte intero tiepido. Un cucchiaio di zucchero. Montiamo il gancio e iniziamo a far sciogliere il lievito. Non appena il lievito è ben sciolto, possiamo aggiungere la farina. Qui ho aggiunto 250 g di farina Manitoba. Per questa ricetta ho usato questa farina. Questa è una farina, vedete, con 15 g di proteine. E 250 g di farina 00. Facciamo impastare. Adesso possiamo aggiungere l'olio, sono 75 ml, io ho usato l'olio di semi, perché l'olio d'oliva aveva un sapore troppo forte, voi usate quello che preferite. Un cucchiaino di sale. Il nostro impasto è pronto, come vedete è ben incordato. Adesso lo stacco dal gancio. L'impasto è morbido e appiccicoso. E così deve essere, deve avere questa consistenza qui. Adesso dategli una leggera pirlatura. Copritelo o con un canovaccio umido o con della pellicola e lasciatelo lievitare fino al raddoppio. Ci vorranno dalle 3 alle 4 ore. Eccolo qui, come vedete ha avuto proprio un'esplosione perché l'impasto ha toccato il coperchio. E adesso diamo la forma al nostro pane. Quindi spolverizzate il piano di lavoro con un pochino di farina e appiattite l'impasto. Come vedete io non ho nemmeno usato il mattarello, ho usato semplicemente le dita. Appiattite leggermente, dovete ottenere la stessa lunghezza del vostro stampo. Lo stampo che ho usato è uno stampo da plum cake della capacità di 1,5 litri. Quindi arrotolate per bene, schiacciate leggermente, arrotolate stretto. Mettete l'impasto nello stampo, lo stampo è stato solo imburrato. Adesso copritelo sempre o con della pellicola o con un canovaccio umido e lasciatelo lievitare fino al raddoppio. Ci vorranno sempre quelle 3-4 ore. Eccolo qui, ha avuto proprio una bella esplosione. E adesso in forno. Forno già caldo, statico, 180 gradi per circa 30 minuti. Mi raccomando, fatelo raffreddare alcune ore, meglio ancora se tutta la notte. In questo modo otterrete delle fette perfette e il vostro pane non si sbriciolerà. E adesso potete farcirlo sia dolce che salato. Io oggi ho fatto la versione salata. Ma questo è ottimo anche con la Nutella. Quindi è un pane versatile, sia da colazione, da merenda, da spuntino. Come volete. Quindi oggi l'ho farcito con un pochino di salsa tonnata, quindi tonno e maionese.
della semplice insalata, e un po' di mozzarella. Mi raccomando, dopo rifilate l'insalata. Ed eccolo qui, il panino è pronto. Semplice, veloce e sicuramente sano. Questo pane sicuramente è molto più sano di quello che compriamo nelle buste, perché quello è trattato. Questo invece non ha né conservanti e né altri additivi. Preparate.